EA Sports. It's in the game. Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi quest'oggi per il nuovo pronostico del Napoli. Siamo qui ragazzi quest'oggi per pronosticare Napoli-Genoa e vediamo un po' la notizia del giorno, cosa ci dice. Sogno di Insigne, scudetto con il Napoli e la 10 di Maradona. Quindi se lo scudetto del Napoli è possibile come il 10 di Maradona su Insigne, non vinceremo mai più uno scudetto, cioè. Va bene, vediamo un po' la classifica. Higuain 27 gol per il Napoli, Leonardo Pavoletti 10 gol per il Genoa. Non lo so chi è Pavoletti, però lo pavo e lui a letti. Che cosa ha detto? Controllate il gobbo. Gonzalo Higuain in forma per il Napoli. Lionel Messi, Juventus 67, Napoli 64, Roma 59. Quindi ragazzi, come al solito ci serve la vittoria se vogliamo tenerci almeno il secondo posto. Vediamo un po' se ci fa vedere pure dov'è il Genoa in classifica, così. No, non ce lo fa vedere. Intanto vediamo che nella classifica marcatori, nei primi 10 ci sono ben due giocatori del Napoli, ovvero Gonzalo Higuain e Lorenzo Insigne. Bene! E allora, vediamo il Napoli con la maglia azzurra. Io ho una maglia diversa quest'oggi perché ho detto facciamo una cosa speciale. Una maglia che ho da molti anni, non mi ricordo che anno è questa maglietta perché ce l'ho da parecchio. Però è la famosissima maglietta, stavamo in Serie B, sicuro. Di quando giocava pure Roberto Stellone. Roberto Stellone, sì. Nel Napoli, no, Roberto, sì. Come si chiama? No, Roberto Stellone, di Luca Anna. Quando giocava Stellone nel Napoli, cioè avevamo la birra Peroni, perciò stavamo in Serie B, perché i giocatori... Il sette Gragnano. Che se va in da cave morte. Su fine è talmente buono che per coca si ammunnano solo loro a piette palumma, se me ne hai indovrato. Bene, vediamo un po' la squadra se ci sono drogati e cagati sotto. Insigne drogato, Higuain drogato, Calejon normale, Haaland drogato, Jorginho drogato, Amsic normale, Gulam normale, Koulibaly drogato, Reina drogata, Albiol normale e Isace drogata. In panchina vediamo un po', non c'è nessuno, ma io credo che va bene così la formazione, me gusta quest'oggi, quindi me gusta. Ok ragazzi, giusto per farvi vedere che dicono ogni volta che io gioco a facilissimo, no, io gioco a esperto, per questo è Busco Blu. Gioco ad esperto, vi ho fatto vedere proprio mentre lo stavo andando a mettere, non so perché qualcuno, mi sa Christopher, per giocare lui aveva messo dilettante. Quindi esperto, 4 minuti, Foschia, Stadio Olympic, arbitro Leonardo San Milano. Ah, qualcuno aveva detto anche, qualcuno aveva anche detto che mettiamo i tiri modificati. Questo è giusto per farvi vedere, tutte le impostazioni sono messe a normale, non abbiamo niente di modificato, eh? Ma dici che uno si ingazza. Bene, andiamo alla partita, quindi ragazzi, come al solito durante questi giochetti vi invito ad evitare, come dico sempre io, di fare guerre calcistiche, perché noi tifiamo Napoli, è questo, è vero. Però ragazzi, dobbiamo portare rispetto per tutte le squadre e ovviamente vogliamo essere rispettati. Quindi ragazzi, il calcio è uno sport che dovrebbe unire sempre. Mi dicete così che mi fate sparpeggiare. Ed eccoci qua. Qui è Pierluigi Bardo che vi parla. Mettetevi comodi, sta per cominciare il match. Ne approfitto per salutare il mio partner di questa telecronaca, Stefano Nava. Ciao Pier. Ciao Stefano. Tutti i nostri amici. E come al solito, Stadio Olympic, che in FIFA 16 è lo stadio del Napoli, con la solita coreografia del Napoli, ma cioè tutte le settimane si mettono d'accordo tutti quanti, o sono sempre le stesse persone che vengono già col cartellone da... Bene. 36 gol per i punti nel miglior record in casa, per il Napoli 35 per la Juve, quindi se giochiamo solo in casa vincevamo lo scudetto. Bene, vediamo, ecco tutta la squadra del Napoli, giocatori imbalsamati, sembrano proprio imbalsamati. Reina, Isaac, Albiol, Koulibaly, Gula, Malan, Jorginho, Amsic, Calejon, Higuain, Insigne.
Si stringono le mani con i giocatori del Genoa. Ecco le scelte che vediamo scende in campo con la formazione con Pierin, Izzo, Burdisso, De Maio, Ricchion. Si chiama Ricchion? Rincon, Rigoni, De Zemaili, Ansaldi, Laxat, Pande e Cerci. Ma dove c'hanno due giocatori ex del Napoli? Bene! Queste sono le partite che contano, infatti l'avevo vista fuori dallo stadio, facevo 2, 3, 4 e contavo. Per me è una cagata pazzesca! Sperando in una battuta d'arresto delle altre squadre. Intanto vediamo Gigi D'Alessio. Ah no, quello è Pandev. Leonardo San Milano, l'arbitro, l'abbiamo già detto. Mette la palla al centro. Vediamo un po' se fa i saluti. No, non saluta. E i giocatori si avvicinano alla palla. E si inizia, ragazzi. Avanti Napoli! Avanti Napoli! Siamo tutti con te. Come al solito, ragazzi, quest'oggi lo faccio all'inizio. Passiamo la palla a Raffaele Auriemma, direttamente dallo stadio San Paolo. Vediamo cosa hai da dirci. Grazie Salvatore, come al solito sono qui per commentare la compagine partenopea che quest'oggi sfida la compagine genovilana in questa partita all'ultimo sangue. Vediamo subito i giocatori della Genoa che provano a cambiare gioco. Ansaldi, Ansaldi non è saldato per bene, torna indietro, va verso Izzo, Biagio, Izzo. Attenzione a Rincon. Rincon verso Cerci. I giocatori del Napoli però rientrano e fanno una cacchiata incredibile. Attenzione a Zemaili! Zemaili! Vabbè, grazie Auriemma, ci stavi già facendo segnare, quindi torna a casa Alessi. Vediamo un po'. Lauro Albiol verso Allan. Jorginho o frate Scemi Ronaldinho. Verso Mare Chiaro. Attenzione a Mare Chiaro. Che la dà Higuain. Verso Allan ancora. Che ritorna il favore a Higuain, che però non la prende perché si è cagata sotto. Si sono cagati addosso. Attenzione al rincoglio. De Maio, Oscar De Maio. Ma infatti gli vedi fare Bilate, che si tiene bello, niente. Jorginho, frate Scemi Ronaldinho, Diego Armando Allan, Vrotokella. Non lo so cosa ho detto, però volevo dire un'altra cosa. Insigne, attenzione, Insigne a rientrare verso il quello era fallo. Jorginho, Mare Chiaro, Hamsik, dai mille mila metri, brava! E Pierino la prende col fischio e senza. Oh, non cominciamo a offendere, se no a marzo me ne vado. Attenzione, Rigoni. Rigoni a terra, ammazzato, è morto! No! Jorginho ci ha pensato Koulibaly, il nostro motorino di Superbike. Motorino di Superbike. Ok, Laxtal, la medicina per il mal di panza. C'hanno Isage, Cole, Calejon, Torero Camomillo, Diego Armando. No. Rigoni, questo si fa proprio rigoni di cocaina. Attenzione all'Axat, mal di pancia all'Axat. Cerci, attenzione a Cerci, pasta e Cerci. È buono pasta e Cerci. Ma da quando tempo non mi mangio pasta e Cerci? Gulam, parolaccia un Gulam, gli toglie la palla. Attenzione, ora avanza velocissimo parolaccia verso frate Scemi Ronaldinho che tira. E però c'è deviazione, quindi è calcio, un calcio d'angolo. Attenzione al calcio d'angolo. In mezzo. No, altro calcio, un altro calcio d'angolo. Parla italiano, parla italiano. Complimenti. Complimenti, parla italiano. Vediamo, vai Jorginho, vai Jorginho, la mette in mezzo. Koulibaly. Crossa in mezzo. Buona. È in mano a Pierin, che mamma mia, gli ha dato una capata. Diego Armando Allan ha detto proprio a me. E l'arbitro manda tutti. Finisce il primo tempo su 0-0. Chi siamo tu pareggi? Chi siamo tu pareggi? Chi siamo tu pareggi? Di chi? La sciupata Turcos. Attenzione, si parte subito con il secondo tempo. E vediamo Ansaldi. Qua ci vuole Salvatore Conte. Qualcuno mi ha chiamato. Siamo per fare Gomorra 2. Se volete
Tengo sempre le mani in basta. Così genovesa. Buon cross. E facciamo parlare con Gennaro Savastano. Ma noi siamo in gemellaggio, non ma se siamo gemellati e chi ce ne fotte? Io mi voglio pigliare tutta cosa. Mezzo Insigne! Mani! E la mani! L'ha toccato con la mano! Ci aspetta il calcio d'angolo. Una. Guardate, una mano. No, è una palla, l'ha toccato con la palla, veramente. Era un fallo di palla. Attenzione, Lorenzo Master Race. Che cacchio ha fatto? 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 Ma che senti, non è miseria comunque a finché sto manero, volesse sapere. Mia cara madre, sapeva di Natale. E su l'usa palla nara mai volesse pigliare chi lu pallone ma non saldi a rappandev chi lu aglione stanno facendo proprio Barcellona e giocatore mi son che scarzone. Guarda là non guarda più. Scusate, mi sono emozionato. Sburdisso! Attenzione, basta, Momo, dobbiamo segnare, Gemaili! Vai, Gemaili! Ah, no, non è più con noi, Gemaili. Ancora Pandev, ma l'anemechiva è viva, l'anemechiva è viva! Viva! Ah, ma capisci, ci potremmo fidete! Vai, Diego Armando, a rientrare, Diego Armando! E tiri che la zozza le magreta! Ma che cacchio fai? Perché tre ore non tiro? Ma la nemechi destra porca! Sto rincoglionito! E questo lo posso dire, questa la passa la mutua, questa parola. Ancora Allan, ancora Allan, ancora Allan, ed è gol! Diego Armando, Diego Armando, Diego Armando, e Pierino non fischia più, Pierino, Pierino! Guardatela, Diego Armando Allan, si è rifatto di tutti gli errori che ha fatto nella partita! E finalmente si sblocca il risultato! E va a Famuk! Diego Armando! Diego Armando anche in segno di Ciassa fa Maron! All'82esimo, Napoli 1, Genoa 0. Mamma mia, appiettamento di cuore a tutta volontà. E adesso facciamo il secondo. Che è successo? Io non ho fatto niente. Punizione per me. Per me contro di me, contro di me. Non mi chiede B. De Maio la mette al centro. Cristo, non so, perché ha detto la parola bestemmia? Ma ha bestemmato. Sì, mi hanno bestemmato. Senza una ragione. No. Ormai alla fine. A me sembra proprio che ha bestemmato. Fa il tifo per il Genoa. Ah, mamma capito. Allan, subito di prima verso Calejon. Vai Cale. E Calejon! Suso. Sei proprio un Suso. Vai avanti, Suso, vai. Attenzione a Giorginio, un poco stanchigno. Verso Higuain. La dai indietro verso Ghulam. Attenzione di nuovo Allan! Mamma mia, era un'azione proprio dal Barpavallochi! Che squadra è? Non lo so, però. Wow, è finita! È finita!
finita! Napoli 1, Genoa 0 per questo pronostico del Napoli. Grazie mille ragazzi di aver visualizzato il video. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciateci un bel... mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers. Trovate il link in descrizione. Siamo anche su Instagram e Ask, quindi ascateci e followateci. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte del nostro Diego Armando Allan, col fischio e senza... Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao bagno!